Purtroppo si può definire anche questo incontro interlocutorio. Fumata nera e trattandosi di Ferriera, è il caso di dirlo, dall'atteso incontro tra vertici della regione e sindacati. Questi ultimi ancora delusi sulle loro richieste di garanzie occupazionali, piano industriale e investimenti per lo stabilimento servolano. Da parte nostra invece è viva tutta la preoccupazione per questa fase, una fase in cui è chiaro che se qualcuno pensa di smettersi da un impianto siderurgico abbiamo le grossissime problematiche per quanto riguarda le manutenzioni e gli investimenti che si devono fare in corso. Mi avviso manca una risposta ed è la risposta che manca è quella del Cavaliere Arvedi, perché noi in questo preciso momento vorremmo capire quali sono gli investimenti per il futuro per la fabbrica. Perché capendo gli investimenti che vuole mettere l'azienda si riesce a capire qual è l'interesse, va bene, reale che ha il Cavaliere su quello che riguarda quell'area. La preoccupazione dei lavoratori rappresentati al tavolo da RSU e segreterie territoriali di FIM, FIOM e WILM riguarda in particolare la riconversione dell'area a caldo e le possibilità, a loro giudizio ridotte, di ricollocamento dei lavoratori. Il laminatoio, primo, non può occupare se non esteso in una diversificazione di prodotto. Non può occupare tanto personale. È difficile che parte del personale della siderurgia, con una media di 50 anni e provato nel fisico da tanti anni di Ferriera, possa essere convertito in un ragionamento di laminatoio dove ci sono quasi esclusivamente ragazzi giovani. Su quello che riguarda invece la situazione di riconversione, e qua voglio essere molto chiaro, qua non se possiamo avere un'opportunità per i lavoratori e per la città d'un cambiamento strutturale economico, il sindacato non dirà mai no. Certo che ci vuole concretezza su quello che riguarda la tutela dei posti di lavoro. L'area a caldo, quantomeno, quindi cokeria, alto forno, dovrebbe essere totalmente rasa al suolo per dar spazio appunto a questa nuova attività, che è un'attività moderna, è un'attività che non potrà assorbire assolutamente che una piccola percentuale dei lavoratori oggi impiegati nell'area a caldo.